ferita mortalmente nella casa che l'indomani avrebbe lasciato. Questa la fine beffarda e amara di Laura Valentina Giunta, uccisa dal figlio minorenne che avrebbe voluto salvare da un ambiente familiare caratterizzato da violenze e illegalità. L'ex compagno di Valentina è infatti in carcere con il padre per aver messo su un'organizzazione dedita ai furti d'auto. In quella strada, in via Salvatore di Giacomo, qualche anno fa, due fatti di sangue che avevano coinvolto l'uomo degli spari verso un rivale nelle attività criminali e poi un attentato dal quale l'uomo stesso, un mito per il figlio, era scampato miracolosamente alla morte. In casa, raccontano i parenti di Valentina, tante violenze. Il ragazzo, dopo aver accoltellato la madre, tenta la fuga allontanandosi dal luogo del delitto e cambiandosi i vestiti. Dopo qualche ora arriva l'arresto, convalidato ieri dal GIP. Si cerca ancora però l'arma del delitto, presumibilmente un coltello. Sul tragico evento sentiamo padre Pietro Belluso della parrocchia Beata Vergine Maria alla Playa. La malavita, il malaffare non portano mai a nulla di buono, non portano mai a delle soluzioni belle per la vita di chi vive questi territori. Dovremmo puntare un po' di più sull'educazione dei ragazzi, oltre che sulla formazione e crescita delle famiglie. Stamattina leggevo proprio il Vangelo di Matteo, in cui Gesù dice che il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare e raccoglie ogni genere, ogni sorta di pesci. Ecco, noi probabilmente abbiamo perso questo senso della rete, questo senso della comunione, dello stare insieme, quindi dovremmo ricucire, diciamo, il tessuto delle nostre relazioni, a partire dalla relazione principale, fondamentale, che è quella della famiglia. Questo servizio è offerto da Ottica Mannino, via Sebastiano Catania, numero 257. Qualità, competenza e cortesia a un prezzo contenuto. Controllo della vista gratuito. Richiedi il coupon sulla WhatsApp line in sovraimpressione e avrai la montatura in omaggio se acquisti un paio d'occhiali completo. Nel cuore storico di Catania, il CAF Playa di Buio Giuseppe offre l'assistenza e la preparazione che cerchi e servizi davvero gratuiti. Per la vostra comunicazione e pubblicità aziendale, contattateci al 338 37 922 71.